Signore e signori, prego! Se ora riusciste a calmarvi... Cos'è successo? Tuo fratello! Cosa ha fatto stavolta? I giornali parlano solo della morte di Two Penny e, se non bastasse, qualcuno ha anche rubato le matrici delle banconote. Pensi sia opera di Jacob? Ne dubito. Ora, nessuno si fida della banca o della valuta inglese. Ci sarà l'inflazione, rivolte, le industrie andranno in America per risparmiare. In breve, l'Inghilterra è finita. Jacob, l'hai fatta proprio grossa. E se io riportassi le matrici alla banca? Beh, questo aiuterebbe. E poi metterebbe in discussione le storie sull'omicidio di Two Penny. E ritornerebbe la fiducia nell'economia. Allora è deciso. L'Inghilterra non crollerà. Oh, e se non ti dispiace, potresti distruggere le banconote false che vedi per non farle circolare? Ma certo. Ti sono molto grato dell'aiuto. Seguimi. Il denaro contraffatto viene speso in zona. Beh, se si può dire contraffatto. Dato che hanno le matrici, è impossibile distinguere le banconote vere dalle false. No, se si sapesse... Beh, ho già detto tutto. Se la gente non si fida della valuta... E ci sono già state rivolte! Mi fido ciecamente di te, Ivy Fry. Mentre vado al carro. Ecco i falsari. Sentito delle rivolte alla banca? Lascia che si rivoltino pure, tanto non gli ridiamo le matrici. Che differenza può fare? Non ha mica addosso del denaro vero. Visto che abbiamo le matrici, quello è denaro vero. Hai sentito della folla? Sembra che tutta Londra si ribelli. Niente che ci riguardi. Come ha fatto Jacob a far vacillare la nostra economia? Papà aveva ragione. Prima agisce e poi pensa. Sempre che lo faccia. Questa sarà la nostra fine. Vogliamo delle risposte! Voglio sapere se i soldi sono veri o no! Non temete che la polizia possa intervenire? Se qualcuno ti ha visto entrare in giro... Morte di Two Penny. Traggo solo vantaggio da...
occhi aperti. Qualcuno potrebbe voler entrare. Sì, signore. Proteggete questo posto. Sì, signore. Custodite questo posto come se fosse la Banca d'Inghilterra. Certo, signore. Siamo entrati mentre c'era il caos. E non vi hanno fermato? Non ci hanno degnati di uno sguardo. Ora vanno riportate alla banca. Huh?
Mantenete le distanze! Nessuno entra! Se non lo dico io! Urlate quanto vi pare! Non entrerete perché io sarò qui! Ho detto indietro! Non entrerà nessuno! Potrebbe tornare utile. Big ones. Of course. Non mi piace per niente. Eccole. Sembrano come nuove. Bene, la stampa di Londra scrive che si è trattato di uno scherzo. Basta rivolte. La fiducia nella banca è tornata. Finalmente passerò una notte tranquilla. Ivy, cara, non so come ringraziarti. Abbiamo evitato la catastrofe, sergente. È Jacob che dovrebbe ringraziarmi.